Buongiorno Elia da Luca. Beh, intanto devo dire che ci sono delle cose molto, molto buone e positive nella tua sciata, soprattutto a livello di assi, tutto si muove molto bene, spalle, bacino, ginocchia, devo dire veramente buono. Ecco, una cosa su cui a parer mio ci sarebbe da lavorare proprio da qua in poi, diciamo che ti trovi troppo presto con il corpo già orientato, con le spalle già orientate nella nuova direzione. E in più il bacino non viene avanti, dovrebbe venire un po' più avanti sopra i piedi in entrata curva. In questa posizione cosa succede? Cosa succede? Che ogni tanto sei troppo presto, vai ad iniziare la curva nuova, ti trovi troppo presto a iniziare la curva nuova e la tua curva risulta, la tua pressione viene data in questa fase qua. Invece, secondo me sarebbe importante che la pressione venga sopra il palo. Ma questo cosa, cioè, vedi? Questo braccio qua che viene avanti. Questa fase qua cosa succede? Ti porta a far cadere le punte troppo presto. A me piacerebbe che invece la tua linea del busto rimanesse un po' più in questa posizione finché non sono entrate il bacino e le ginocchia, e poi posso seguire, ma non posso anticipare con le spalle il movimento degli arti inferiori. E in più il bacino, se in questa fase comunque continuasse ad avanzare, andare sopra i piedi, ti troveresti quel metro in più di linea, mezzo metro in più di linea in entrata, senza risalire naturalmente, mezzo metro, un metro più di linea in entrata, in modo che tu arrivi sul palo, che la curva è già fatta. Vediamo un po'. Qua c'era un dosso. Vada, vedi, rimani un pochino qui, un po' seduto. Vedi, se qua se hai iniziato, ma il tuo sci non ha ancora iniziato a chiudere. Devi aspettare il palo e lo sci spingerà da qua in poi. Guarda, anche qua uguale, no? Arrivi un po' presto, un po' troppo diretto, il tuo sci deve chiudere poi sotto il palo. Una cosa che potrebbe aiutarti è sicuramente lavorare anche col palo nano, comunque contracciati con abbastanza spazio ma molto angolati, in modo che sei obbligato a riempire lo spazio avanzando col bacino sopra i piedi e ritardando un pochino l'azione delle spalle per iniziare la curva dopo. Però devo dire che è molto buono, ci sono delle cose molto, molto positive, come lavorano i piedi e come vanno paralleli, è molto positivo. Perfetto, Elia. Spero di esserti stato di aiuto. Alla prossima da Luca. Ciao.